Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati dal vostro Joe. Continuiamo ovviamente su Final Fantasy VII Ever Crisis perché è uscita per meglio dire questa notte la seconda parte d'evento che vede come protagonista il secondo boss e ovviamente anche le nuove difficoltà degli stage EX di Yuffie, quindi del boss Yuffie. Il Ruin Stage X numero 1 e il Ruin Stage X numero 2. Oggi vi allegherò praticamente a questo video entrambe le run e neanche le commenterò sinceramente perché il tutto viene rappresentato già dalla strategia e dal setup che vi farò vedere adesso. Non c'è molto da spiegare durante le varie fasi, anche perché Yuffie in questo caso nella Ruin X2 più nella Ruin X2 che nella X1 ha praticamente doppia fase, una prima fase fisica e una seconda fase magica, dove ovviamente bisognerà ridurre l'attacco fisico e poi ovviamente l'attacco magico prima di ovviamente ottenere il buff frame che giustamente le consentirà di avere un potenziamento fisso, quindi sia fisico che magico, e quindi dovrete poi successivamente rushare per evitare di essere shottati, perché poi ovviamente a quel punto sarete shottati, un po' come negli stage EX, nel momento in cui Yuffie arriva nella fase finale del combattimento ed effettuerà i Greater Landscape, praticamente quelli sono attacchi one shot. E non c'è praticamente modo di sfuggire adesso. Per quanto riguarda il setup, è lo stesso. Ho utilizzato lo stesso setup sia sulla Ruin X1 che nella Ruin X2. Il mio team è questo. Team che avete già visto, quindi tecnicamente sapete già fondamentalmente come funziona ed è un team anche molto semplice da spiegare. Sephiroth, che in questo caso buildato fisicamente, mi permette comunque di supportare Cloud tramite la nuova arma evento. Ho equipaggiato l'arma di Kuja per abbassare attacco fisico e attacco magico contemporaneamente, e a ciò si unirà anche Matt, perché Matt, per l'appunto, sto utilizzando la Slick Beetle che tramite l'attacco X-Shot mi consente di ridurre l'attacco fisico di Yuffie. Questo perché? Perché ovviamente cerco, o per meglio dire, il mio setup funziona che cerco di mettere l'acceleratore durante la prima fase per poi essere un po' più contenuto durante la seconda. Essendo la prima fase quella caratterizzata dall'attacco fisico di Yuffie, cerco di abbassarlo il più possibile subito in modo tale da poi debuffare e fare danni con Cloud, che sarà praticamente l'unico che continuerà a fare danni fissi durante tutta la durata del combattimento. Mentre invece con Matt andremo a mettere dei buff offensivi tramite la nuova arma e ovviamente poi andremo a curare nell'eventualità dove ovviamente ne abbiamo necessità. Ho anche sbagliato, tra l'altro, a mettere la limit di Matt, perché ho lasciato la sua limit normale invece di mettere l'altra limit che mi avrebbe permesso comunque di difendermi, anche se in realtà non serve, perché se riuscite a debuffare in tempo potete tranquillamente tankare i primi attacchi. Infatti, come statistiche, se vi faccio vedere, ho comunque un buon numero di HP, perché sono comunque sopra i 7000 praticamente con tutti, tranne Cloud che ne ha un po' meno, ma su quello posso anche, diciamo, mettere una pietra sopra. Però fondamentalmente con tutti sono praticamente sopra i 7000 HP. Cloud è l'unico che ne ha un po' meno perché ho spinto leggermente sull'attacco portandolo appunto oltre 3000, proprio perché mi serve comunque veramente un DPS forte. A differenza di Sephiroth, che comunque sia fa danni, ma per lo più si concentrerà sul debuff insieme a Matt, lavoreranno insieme per debuffare. Sarà Cloud quello che effettivamente mi porterà avanti la baracca facendo danni. Qui purtroppo, ragazzi, non credo che ci siano setup alternativi, non credo che ci siano soluzioni alternative, perché soprattutto la X2
la Ruin X2 è una, è praticamente una DPS race, ragazzi, c'è poco da fare. Bisogna fare danni entro quel tot tempo, come vi ho fatto vedere anche nella X, solo che nella X, essendo comunque un po' più semplice come difficoltà e come e anche come HP fondamentalmente di Yuffie, si può anche lavorare con delle armi molto molto forti. Qui purtroppo, soprattutto nella X2, io nonostante abbia le armi fuoco e quindi sfrutti la debolezza, ci arrivo praticamente a pelo, perché Yuffie aveva iniziato già, come vedrete dal video, a caricare le Greater Landscape, quindi se mi avesse colpito con quello mi avrebbe shottato. Quindi nella X2, nella X1 forse, se si hanno delle buone armi e se si ha comunque un buon setup, forse si riesce a gestire la situazione anche senza le armi evento o comunque senza le armi fuoco. Ma nella X2 è veramente difficile, perché bisogna avere comunque ovviamente overboost alti, bisogna avere comunque dei setup veramente veramente buoni, anche perché la quantità di danni che bisognerà fare sarà molto molto alta. L'unica cosa che vi ricordo e che vi sottolineo è che Yuffie praticamente avrà due fasi: la prima fase offensiva e la prima fase fisica offensiva e la seconda fase magica offensiva. Quindi portate qualcuno che possa debuffare magicamente e qualcuno che possa debuffare fisicamente, se non volete crearvi troppi problemi. Ovviamente la spada di cuce di Sephiroth qui aiuta in entrambi i casi, perché abbassa sia magico che fisico, quindi molto comodo, mentre invece Matt con la Slick Beetle abbassa l'attacco fisico, quindi mi porto diciamo un po' più avanti durante la prima fase, che è la fase fisica, per poi rushare totalmente nella seconda parte e chiudere fondamentalmente l'incontro. E Cloud invece, come ovviamente vi ho detto in precedenza, è il DPS che continuerà a fare danni in continuazione. Non c'è altro da dire fondamentalmente su questo combattimento, non mi sento neanche di commentarlo per evitare di perdere troppo tempo. Vedrete comunque voi stessi durante l'esecuzione della X1 e della X2 quali sono le fasi e come vengono gestite le fasi. Noi ovviamente ci vedremo probabilmente con un prossimo episodio, con una prossima puntata. Ne approfitto anche per dirvi che non so quando ritornerò abitualmente su Twitch e su YouTube. Probabilmente mi vedrete forse per il momento registrare qualcosa così durante gli eventi, durante qualcosa, ma non so quando effettivamente riuscirò ad essere concentrato e ritornare con gli stessi ritmi di prima, perché il 2024 purtroppo con me non è stato così generoso. Quindi spero di potervi vedere presto, spero che per voi, a differenza mia, il 2024 sia cominciato alla grande. Come sempre vi auguro il meglio e ci becchiamo alla prossima. Bye bye. Ho deciso nonostante tutto di commentare, perché alla fine queste run vanno fondamentalmente commentate. Quindi cominciamo la X1. La X1 è molto semplice, la Ruin X1 effettivamente è semplice come meccaniche, però effettivamente non so se con le armi non elementali fuoco si riesce effettivamente ad avere un buon risultato. Io questa ovviamente potendo sfruttarle vado sul sicuro, però ci proverò anche a fare magari un video dove provo un setup non elementale fuoco, proprio per dare una mano magari a chi non ha intenzione di pullare o chi non ha pullato su questi banner. Allora, cominciamo la prima fase, dove appunto abbiamo il Landscaper con i sigilli nascosti, con i sigilli occultati. Bisogna scovare ovviamente il sigillo e poi fare ovviamente danno. Io qui non ho sgamato i sigilli in tempo, perché mi sono concentrato a diminuire l'attacco fisico, in modo tale che diminuendo l'attacco fisico potessi comunque sia tankare. Infatti subisco il danno in questo caso, che nonostante tutto è abbastanza corposo, però avendo comunque tanti HP riesco a gestirlo. Dopodiché sinceramente vado avanti in modo molto molto normale, quindi con Matt curo, do supporto, Cloud continua a fare danno,
Sephiroth invece si occupa praticamente di debuffare e poi offrire anche il supporto a Cloud per permettergli di fare più danno tramite la nuova arma che abbassa appunto difesa fisica e resistenza al fuoco, quindi rende il lavoro di Cloud molto più semplice. Ovviamente buffato, Cloud riesce a fare molti molti danni, come potete vedere, e qui, essendo comunque Yuffie nella sua fase fisica, si riesce a gestire molto bene. La prima fase di Yuffie con questo setup, o tramite Sephiroth o tramite Matt, è molto facile da debuffare, è molto facile da rendere praticamente inoffensiva, quindi si può tranquillamente gestire. Ovviamente le limit a disposizione nel momento in cui si possono fare. Io qui con Matt mi sono limitato successivamente solo a curare e tenere gli HP diciamo nella cifra sicura, nella cifra dove appunto non potessi subire troppi danni, e poi ovviamente grazie al debuff di Sephiroth e ai danni di Cloud riesco tranquillamente a buttarla giù senza nessun problema. Quindi X1 molto 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 easy, passiamo alla X2. Ok, X2 che invece risulta essere un po' più particolare. L'inizio è sempre lo stesso, quindi due sigilli che sono, diciamo, che sono da sgamare. In questo caso il primo l'ho sgamato subito, quindi cerco di buttarlo giù subito. Il secondo lo riesco a sgamare. Fortunatamente Cloud possiede quel marchio, quindi lo facciamo rompere. E qui, a differenza della X1, meglio non farsi colpire, perché qui comunque il landscape è abbastanza particolare. Quindi qui lei si arrabbia, perché giustamente gli abbiamo smontato praticamente il suo attacco. E debuffiamo ancora, perché qui appunto la prima fase è quella fisica, quindi lei continuerà comunque a fare danni fisici. Noi fortunatamente anche con Matt abbiamo una buona capacità di cura. Cloud continua a fare danni come se non ci fosse un domani. Con Matt invece continua a buffare sia Sephiroth che Cloud, proprio per permettere in un modo o nell'altro di sfruttare la condizione. Qui ricuriamo ancora con Matt. Qui siamo pronti per subire l'altro attacco. Yuffie è debuffata, anzi in questo caso non l'ho debuffata fisicamente, perché ho preferito fare support, però come potete notare possiamo tankare il danno, è abbastanza elevato, 4000 e passa danni sono parecchi, specialmente senza nessun buff o debuff, cioè se senza buff o comunque debuff mi ha tolto 4000, che è un bel po'. Qua invece, come potete notare, adesso Yuffie, dopo aver scaricato il landscape, cambia fase e passa nella seconda fase, che è la fase magica. Qui ovviamente, se avete qualcuno che debuffa il magico, ovviamente vi farà molto comodo. Io in questo caso ho Sephiroth che mi aiuta da questo punto di vista, però qualcuno che debuffi solo il magico potrebbe essere un'idea. È vero che Sephiroth abbassa sia fisico che magico, quindi è comunque comodo, però diciamo che questa è la fase che sinceramente preoccupa un po' di più, perché la fase magica occupa un po' di più. Qui ovviamente Ifrit ha fatto un lavorone incredibile. Con Matt cerco di recuperare gli HP, perché giustamente lei con 5 stack di attacco magico fa veramente male, inizia a fare comunque veramente male. Infatti io, come potete notare, con Matt sto quasi inseguendo gli HP. Fortunatamente poi Yuffie carica attacco fisico, che in questo caso attacco fisico è comunque ridotto, perché abbiamo il debuff di 2 livelli. Switchiamo in difesa e possiamo tankare tranquillamente l'attacco fisico, perché appunto essendo fisico abbiamo comunque potuto infliggere un buon debuff. Con Matt qui mi sono accorto invece di aver praticamente la limite sbagliata, quindi non sono rimasto un attimo interdetto dicendo vabbè, la uso o non la uso, la uso o non la uso.
ero abbastanza confuso da questo punto di vista. Ho detto va bene, usiamola lo stesso, i cazzi. Avrei voluto l'altra limit magari per difendermi un po' di più, però, perché comunque l'altra limit di Matt riesce a mettere difesa fisica e magica contemporaneamente, quindi poteva essere interessante. Qui abbiamo nuovamente i sigilli che devono essere sgamati e breccati. Io però qui ne approfitto perché metto comunque il debuff di attacco fisico. Faccio una piccola cura finale, perché qui siamo veramente nella parte finale del combattimento. Quindi curiamo definitivamente. Yuffie con HP rossi è praticamente KO. Questa è la fase finale. Quindi nel momento in cui lei fa questi sigilli, incomincerà subito dopo a caricare il Greater Landscape. Quindi nel momento in cui caricherà il Greater Landscape, voi piano piano verrete shottati a 1-1. Quindi qui Yuffie va necessariamente sconfitta. Ed è esattamente quello che io riesco a fare, perché notate, stava caricando per l'appunto il Greater Landscape, però sono riuscito a buttarla giù. Quindi dovete stare molto attenti e col vostro DPS dovete riuscire a batterla prima che cominci la sua furia di landscape. Detto ciò, non c'è altro da dire. Combattimento in realtà molto simile anche a quelli che abbiamo visto in precedenza, solo che questo ovviamente differisce da una fase fisica e una fase magica, quindi dovete fare attenzione ad entrambe le fasi. Se avete Sephiroth che riesce a debuffare entrambi, quindi attacco fisico e attacco magico, ovviamente è un vantaggio incredibilmente alto da sfruttare. Se non ce l'avete, dovete necessariamente portare o una coppia Tifa con Matt o Barrett o chi che sia, oppure portare Tifa al posto magari di qualcun altro, perché Tifa è l'unica che per l'appunto riesce a debuffare attacco fisico e magico a comando e quindi potrebbe tornarvi utile. Però ricordatevi sempre di portarvi qualcuno che curi, qualcuno che faccia danni e cercare in un modo o nell'altro di gestire i vostri, cioè cercate di gestire i vostri ruoli. Detto questo, non c'è altro che dobbiamo aggiungere. Spero che il video possa esservi stato utile. Fatemi sapere ovviamente i vostri setup e speriamo di poterci rivedere presto. Bye bye.